Il KO per 1-0 del Matusa complica i piani verso i playoff per il Frosinone, che scivola al settimo posto dietro le dirette concorrenti Benevento e Pisa. A causa dell'emergenza in difesa, mister Sellone sceglie di schierare Ficani e Blanchard al centro, Marchi a destra e Vitale a sinistra. La sfida però inizia subito in salita per i canarini. Al sesto minuto l'ex giallazzurro Gianluca Nicco trafigge la porta difesa da Massimo Zappino. 1-0 per gli uomini di Camplone. Il Perugia gioca a ritmi altissimi, il Frosinone soffre soprattutto sulle corsie esterne, dove Fabinho e Politano fanno il bello e cattivo tempo. Al 27esimo proprio Politano con un'azione personale si fa vedere dalle parti di Massimo Zappino, ma la palla va di un soffio al lato. Al 28esimo i giallazzurri non si abbattono e su angolo di Vitale Cesaretti batte a rete. Sulla ribattuta arriva Aurelio, ma la sfera finisce sul fondo. Al 31esimo miracolo del numero 1 giallazzurro su un tiro di Politano in controtempo, però Massimo Zappino salva tutto. Al 43esimo risposta del Frosinone con Marchi, che dalla destra tenta un tiro cross che Koprivec non intercetta e la sfera sfiora il secondo palo. Avvio di secondo tempo con il Perugia che continua ad imporre la propria supremazia. Al 51esimo Fabinho prova subito la conclusione, ma il tiro è troppo forte e finisce alto. Prova a cambiare qualcosa in difesa Sellone e poi in attacco entra Del Duca per Vitale e Curiale per Marchi. Intanto, nel giorno dei miracoli di Zappino, Ciofani, ex Gubbio Cisco Roma, prova a sorprendere il portiere canarino che salva sulla linea. Il Frosinone guadagna qualche metro e dal 73esimo punizione dalla sinistra di Blanchard per Curiale, che però non riesce a centrare lo specchio della porta. All'84esimo Zappino c'è e questa volta dice no a Gennaro Esposito. Negli ultimi minuti il Perugia perde di brillantezza nella manovra e i giallazzurri si portano in avanti con la forza della disperazione. Provano a rimediare prima Aurelio, poi Santoruvo, ma dopo 4 minuti di recupero Maresca dice che può bastare. Il Perugia ed i suoi 1000 tifosi accorsi a sostenerli possono festeggiare il secondo posto in classifica. Il Frosinone dovrà leccarsi in fretta le ferite e pensare alla prossima sfida di domenica, ancora al Matusa contro il Benevento, che è l'ultima chiamata per i playoff.